Buongiorno a tutti, questo è Mickey Sam, il vostro povero youtuber di quartiere, e oggi sono qui con il mio celeberrimo personaggio, pelatissimo capitano. Pelatissimo capitano. E con e con il magico dopo lo scala, detto i senpai. Ah, certo. Sono andato a San Marino, avete visto il vlog che è uscito. E niente, ho detto che ho preso delle bevande che questi nostri eroi dovranno degustare, ma sono delle bevande molto particolari. Già, e adesso sveleremo l'arcano, perché non lo sa nessuno cosa ho preso. Allora, queste due qua. Allora, scartatene una vicenda, dai. Così? Così, scartatene. A cappella. Casperio, ah, meno male. Allora, non sono solo in questa fallitudine. Allora, in pratica, ho trovato questi due liquori in un sexy shop? In un bar a San Marino. Yeah. E ho detto, cavolo, anzi, cazzo, devo provarlo, capitano e scala. Dì la verità, che ti ispiravano. Esatto, poi quell'arancione. E aspetta, voi assaggerete e dopo io dirò cos'è, cosa c'è dentro. Speriamo sia qualcosa di potabile. Ah, perché ma tu c'è, lo sai già? No, cioè, c'è scritto. Ok. Però lo assaggerò anch'io per solidarietà. Per solidarietà. A me non piacciono queste cose, però per la curiosità. Infatti ce li hai in casa. Le ho comprate per voi, vi ricordo. Allora, un bicchierino da sciottino per lei. Un bicchierino da sciottino per lei. Allora, apriamo. Aspetta, prima questo arancione, perché è più bello. Tipe impressioni, secondo voi cosa c'è dentro in questo liquore? C'è qualcosa all'arancia. Non dico niente, però possiamo procedere all'assaggio. Un pochino di liquidino a capitano. Che bello. Ma almeno ci si, cioè, inquadra te o inquadra tutti? Inquadra tutti. Inquadra tutto. Eh sì, è molto vicino per adesso. Sì. Un goccino, dal punto di vista, non sono un esperto di telecamere. Un sorsettino allo scalino. Ci aggiungiamo un cincino all'inizio oppure vediamo così come dei... Ah, ma è già finito! Era abbastanza... È durato poco. Anche come prestazione. Me ne dia un pochino di più. È piccolino, San Marino non è famoso. No. Allora dai, cincin, cinciocca. Yes. Cinciocca, arriva la gnocca. Un po' il po'. Eh sì. La banca. Questa bottiglia. Un gusto familiare, no? Di buono? Meno grano? No, forse dico una boiata. Volete sapere cos'è? No, dica. Allora, non tento la sorte, però... Abbiamo un liquore crema meloncino. Ok. Melone. Ecco cos'è l'arancione. Come vi è sembrato, le vostre impressioni da degustatori di cazzi? La parola all'esperto, che oltre a scappellare e lei può anche aggiungere altro in questa... Coraggio. Prego, prima lo scala. Si spinge. In realtà non ho ancora fatto la scuola di sommelier di cazzi. È già veterano, ma fa non so i termini tecnici. Ah, i termini tecnici. Però... sa di melone, c'è l'alcol, quindi è buona, è approvato. Grazie al cazzo. Quindi okay. Il senpai approva. Il capitano? Approvo. Anch'io approvo. Il liquido approvo, ovviamente. Pensavo il pene. No, è quello. Allora, passiamo. Approvi anche all'usanza. Cioè, l'usanza, devo dire che... Ok, possiamo mettere via questi qua. Vi do un altro bicchierino, perché non bisogna mai usare lo stesso bicchierino. Anzi, dirò di più, durante poi berremo sempre da bottiglie così. Allora, questo qui è rosa, quindi ricorda ancora di più. Sì. le fattezze. Sarà allora, un altro frutto. È proprio a penne. Calza a penne. Come ne mettiamo un po'? Non sgorga nessuno, Nick. Dai, è un fenomeno della iettuazione che c'è. Ecco a lei, signor Scala.
Annusiamo. No, il tappo! Dall'emozione è caduto anche il tappo. Spero che questo video faccia molti like, perché è molto cringe. Puniteci, altrimenti non scherzo. Allora, dai, cin cin. Cin cin. Cinciocca, e viva la gnocca. Beh, cosa fragola qui su? Sì, sì, molto sì, buono. Molto Big Bubble. Volete sapere cos'è? Yeah. Allora, questo è... Indovinate il nome? Rosato, fragolino, scala. Si sa di fragola, quindi... fragoloso. Oh mio Dio. Ebbene, ha ragione... nessuno dei due, perché si chiama Viagrello. Viagrello? e chissà perché, forse magari bevendolo... Ha qualche effetto. Sintomo, qualche effetto? La pelata non... Ha qualche effetto, capitano? No, per adesso no. Però vedo più capelli. Infatti, anche sono cresciuti di capelli qua. Forse... è crescino. Beh, lo provate? Io lo provo. No, non è da bruciare, è abbastanza... Sì, buono. È abbastanza buono. Sì. Bene, bene. Più leggero del meloncino. Anch'io la provo. Tra meloni e viagrelli. Perché il viagrello è rosa, poi? Chiedilo ai sammarinesi. Beh, rosa per fragola, perché tanto il retrogusto è quello. Vabbè, potevano farlo ai frutti di dolce. Speriamo che sempre, ecco. Lui invece la scuola di sommelier. Lui la scuola di sommelier l'ha finita. Da un giorno. Basta. È durato poco. La ora è importante e non durare poco. Dove sapete? Beh, io direi, signori, avete apprezzato questa esperienza degustativa? Diciamo che non me l'aspettavo che fosse così veloce. Cioè, nemmeno ero più preoccupato di questa cosa ci sarà. Ma secondo voi, Mickey Sam, vi fa mangiare merda? No! Ci mancherebbe altro? Beh, a 20 like magari faccio assaggiare altro a questi due omaccioni. Beh, omaccioni. No dai, anche lui è un omaccione. E nulla, ringrazio il capitano per essere qua, ringrazio il senpai per la sua onorevole partecipazione, per la sua disponibilità. Esatto, perché è difficile trovare un giorno che lui è disponibile, perché è un uomo impegnato con tutte le donne che ha. E nulla, ci vediamo in un prossimo video. Mettete like, iscrivetevi, se no il capitano viene a casa vostra. Poi iscrivetevi anche al canale di Aself e il Fre. E niente, arrivederla. Capitano, un po' più in qua? Di qua. Ok. Ecco, è ampio raggio. Dovrebbe essere, ok, perfetto. Scusa la caramella, così non si vede che sono un ruminante. Ciao a tutti, sono Mickey Sama e questo è il mio canale. Abbiamo con noi... C'è questa cosa. Cioè, così. E non ci dici nulla. No, vi dovete... Se mi devi sputare, io lo stavo evitando. Dovete prepararvi. Ma... Cioè, almeno avvisare. Ecco, un secondo. Ora lo sapete, ora lo sapete. Allora, avete... Sì, ma dai, che cavolo. Sembra giusto ricominciare. Però i bloopers, andando nei bloopers questa. Ci sta. Ma quale bloopers? Vai avanti. È un canale serio. C'è un gruppo musicale di bloopers. Bloopers. Pai. Ah, c'è. Oggi... A te che mi fai imposte. Esatto. Metti di dire così. È un quartiere. È anche povero. Potevi dirlo in camera. Vabbè. Sono alcolici o non alcolici? Alcolici? Non legga scala. Non faccio il furbo. Che devo dirle dopo cos'è. Deve stare nell'ignoranza assoluta. Come si apre? Sa aprire il capitano? Beh, oddio. Lei che ha alcolizzato? No. Mi dispiace. Aspetta, forse c'è qualche...
parte in cui bisogna stannarlo. Vediamo se prendo un coltello. Aspetta, aspetta, tutta la nostra intelligenza. Dai, spero sia una parte tagliata questa, perché sì, 5 minuti di uno che una linguetta che apre, ma forse no, ma che questa è TV verità, non verrà tagliata. No, no, dico la aspetta, vediamo con coltello. Vediamo col coltello, anche perché non è umido. Scivolo sulla pellicola che avvolge questa magnifica bottiglia a forme a noi familiari. A forme falliche. Forme falliche. Ancestrali. Una fallica ancestrale. Che la forma è strana. Sei uscito. Non mi dire che era tutto lì sul È un grande esperto a scappellare. Sì, ecco. Adesso ho ancora più dubbi. Ho ancora più dubbi. Lei come scappella le cose? Veramente? Scappella benissimo. È un prodigio. È lo scalpellatore nato. Devo dire. Scala che... lo scappellatore. Non so se questo è il mio talento. Lasciamo canzone. O è solo questione di allenamento. Il corno e inizia. Questione di allenamento. Dimmi tu, capitano. Perché darsi alla musica per darti ad altri? Ricordiamo che Senpai è musicista anche. Come ricordiamo? Chi lo sa? No, diciamolo. Allora. Diciamolo. E quando diventerà adesso famoso, ricordatevi di lui. Di cosa ha bevuto. Soprattutto come scappella le cose. Ecco, ora... No, aspetta. Prima questo dobbiamo assaggiare. Questo è il pezzo forte. Ma c'era un tatto? Ah, okay. Questo è il pezzo forte, signori. Senti già del mondo di alcol. Aspetta, vediamo se sta registrando. Se non sta registrando, il problema. Ma dai, non sembra male. Aspetta, tu non sapevi che. Ok, perfetto. Ho preso un colpo, ho detto com'è. Allora, cosa. Prime impressioni, secondo voi cosa c'è dentro? In questo liquore. Allora, è giallo, sarà l'uovo. Arancione intanto. È tipo da bovo. Allora, se è uovo, non l'avrei preso perché sono allergico. Già, giusto. Cos'è? Cos'è? Yeah. Aspetta che... Ci un attimo che devo pulire questo. Oh, fish. Oh. Ah, giusto. Il tappo. Giusto? Magari lo faccio assaggiare qualcun altro. Come lo tengo io per bermelo? Detta così, glielo fa assaggiare a qualcun altro. No, mi dissocio, Iscrivetevi, se no il capitano viene a casa vostra. Ciao! Nonno, vuoi assaggiare questo? Quello lì. È un liquore. Un'altra volta. La prossima di sicuro rientri anche lui nel giro della sperimentazione. Vabbè, il